Oggi ho avuto la gioia di conoscere il signor Zermenio, che è arrivato dal Messico. Ed è stato un incontro molto bello perché mi ha portato anche i saluti dei miei ammiratori messicani e avremo tempo, così qualche po' di tempo, per poter parlare e conoscere tante cose che io ignoro di quel mondo che deve essere tanto bello e tanto interessante. E inviare un saluto al Sì, io pubblico. affido al signor Zermenio il mio saluto, il mio ricordo e soprattutto un grande abbraccio per tutti i messicani. Il pubblico del programma Viva Sì, l'Opera. ecco, e il pubblico dell'opera, i giornalisti, quelli che fanno parte del teatro. A tutti quanti, insomma, nessuno escluso, io mando il mio abbraccio e il mio ricordo tanto, tanto caro. E allora una riflessione sopra Adriana Lecouvreur, come si trova questo ruolo? Quello è il ruolo che ho amato più di tutti. Soprattutto, io ho tre opere che dico, io me lo porterò con me anche oltre la morte. Adriana, Iris e Fanciulla del West. Tre personaggi che mi hanno talmente presa, talmente che veramente la mia personalità in quei momenti non esisteva più, non esistevo più se non la vita del personaggio. Ed è una cosa molto bella dar vita a un personaggio. Ma poi tutti, ho amato tutti i personaggi da me interpretati, li ho amati tutti, perché io parto dal principio che se uno non ama un'opera, o musicalmente o come personaggio, non bisogna studiarlo, perché è inutile. Invece un personaggio che affascina, che prende proprio, allora ecco la gioia attraverso lo studio, piano piano dimenticare proprio io. Per essere solo il personaggio, dar vita a un personaggio è la cosa più bella che possa capitare. E allora un ricordo del maestro Cilea che. Maestro Cilea è sempre nel mio cuore perché logicamente l'ho conosciuto molto, ho parlato tanto con lui e